Bitches, welcome back to my fucking channel, bitch. Precisiamo, sono le 1:15, penso, comunque l'una di notte. E mi sono ritrovata adesso a fare questi cazzo di cupcake. Perché mi sono truccata, ho fumato. Ah, comunque sì, ho fumato e faremo i cupcake mentre sono high, capito? Quindi probabilmente manderò fuoco alla casa. Però facciamo finta di niente. Volevo fumare con voi sul video, però essendo che i cupcake li faccio in cucina, non posso fumare in cucina perché poi rimane tutto il puzzo. E quindi ho già fumato e niente, quindi partiremo già belle fatte. E niente, sono con il giacchetto perché ho la finestra spalancata perché ho fumato, ok? Passiamo avanti. Come ho già detto, farò i cupcake con la crema di burro sopra. Da dove è uscita questa idea? Non lo so. Ho voglia? No, perché è luna di notte, voglio dormire, però lo faremo lo stesso. Non ho mai cucinato a luna di notte, vedremo come andrà. E niente, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. What the fuck are you doing, bitch? E attivate la notifica, cioè la campanellina, almeno vi arriva la notifica ogni volta che posto un video. Seguitemi su Instagram e su TikTok, vi lascio la roba qua. La roba. E niente, andiamo a fare sti cazzo di cupcake. Che cazzo me l'ha fatto fare? Ok, questa sarà la postazione dove farò il cupcake. Non li faccio in cucina solamente perché non ho voglia. Li faccio qua almeno al tavolo più grande e poi vabbè, li metto a cuocere in cucina. Qua c'è il mio cane che mi farà compagnia perché ho paura visto che sono le 1 di notte. E niente, ho i miei cartoni animati. I miei cartoni animati come sempre. E niente, qua al fuoco, quindi cucineremo qua. Ok, questa sarà la postazione dove cucineremo. Non so se mi sentite bene perché è un po' lontano il telefono, però non posso nemmeno urlare perché sono 1 di notte. Quindi questa è la cosa. Mo adesso vado a preparare tutti gli ingredienti, li vado a misurare e li metto qua. Ok, raga, ho preparato tutti gli ingredienti, ci ho messo letteralmente 3 ore, sono le 2. E li ho messi tutti in fila perché devo ricordarmi a memoria tutti i passaggi, perché io la ricetta ce l'ho sul telefono, ma col telefono sto registrando. Quindi mi devo ricordare tutta a memoria. E un'altra cosa, nella ricetta usano le fruste elettriche. Ma essendo che sono le 2, direi proprio di no. Quindi devo fare tutto a mano. E niente, ho messo il forno a riscaldare e iniziamo. Raga, mi sono né lavata le mani né niente. Iniziamo con il burro. Non scende. Oddio. Burro, cioè, non mi ricordo se devo mescolarlo. Boh, io... No, vabbè, non ha senso mescolare. Poi zucchero. E mi ricordo che devo mescolare prima questi due. No, raga, non ce la faccio. No, raga, sta roba un po'... Poi muovo tutto il tavolo. Impresa. No, raga, non ce la posso fare io. Io non ce la faccio a mano. No. Sì, terremoto. Raga, questo è quello che riesco. No, però se trema così anche no. Faccio schifo. Lo zucchero. Dai. Raga, sono fattissimo, ho fame. Vabbè. Prossimo passaggio, uova. Una alla volta. L'ho distrutto. Ah no, una alla volta, cosa sto facendo?
Dovrei farlo tipo diventare spumoso, ma è impossibile farlo diventare spumoso facendo con le mani. Comunque, raga, scusate se trema, ma non so cosa, non so come. Sì, so come risolverlo, lo metto sulla sedia. Ok. Scusate il cambio di posizione, ma almeno così quando mescolo non si muove la tavola e quindi non vi muovete voi. Comunque, raga, sembra vomito. Raga, mi fanno malissimo le braccia. Le braccia mi stanno cadendo. Ok, raga, questo è dove siamo adesso. Sembra vomito, letteralmente. Però vabbè, ci accontentiamo anche di questo perché il mio braccio sta morendo e siamo all'inizio. Il prossimo step, vado a sciogliere questo cioccolato fondente. Raga, mi sono lavata i capelli oggi. Non ci credo. Ok, nel frattempo che il cioccolato sta sciogliendo, aggiungo la farina, che dovrei setacciarla, ma qui non devo fare. E un cucchiaino di lievito. Cioè, ve lo sto dicendo come se fosse un tutorial. Raga, sto andando fuori di testa. Raga, se vengono buoni, cioè, sono una pro tipo. Aspetta, ma sto facendo giusto? Io spero di sì. Raga, quando mi alzo vuol dire che la cosa sta diventando seria. Poi devo pulire tutto. Raga, ho usato tipo 20 piatti. Non ci penso. Sta diventando una cosa di decente. Ok, ci siamo. Adesso aggiungo una bustina di, se c'ho, di vanillina. E cosa serve la vanillina poi? A un cazzo. No. Comunque sembra pochissimo. Ok, il cioccolato è sciolto anche un po' troppo. Secondo me è un po' bruciato, però fa un culo. Mo aggiungo il cacao qua. Raga, secondo me è poco impasto perché non ho sbattuto bene le uova. Perché le uova si gonfiano se le sbatti. E quindi secondo me il fatto che io non l'abbia fatto, mo sarà pochissimo impasto. Ok, questo è quello che ho per adesso. È pochissimo, però vabbè, vuol dire che farò meno cupcake. Aggiungo, oddio è caldissimo, il cioccolato no. Ma raga, è bruciato, però non so se farne un altro o rischiare. No, ne faccio un altro, questo fa schifo. L'ho rifatto, adesso non è bruciato e lo vado a mettere qua dentro. Aiuto, non riesco a tenere. Usce tutto. Non voglio perdere nemmeno un goccio di sto cioccolato. Raga, vi giuro che è bellissimo. Raga, sembra un capolavoro, guardate. Raga, sono una cazzo di cuoca. Cioè, guardate quanto è bello denso, quanto è liscio. No, vabbè. No, vabbè, raga, sto spaccando. Ok, siamo arrivati alla fine. Vado a preparare i pirottini per cuocere i cupcake. Oh oh, ho solo questi di silicone. No. No, raga, mamma. Raga, ho solo 6 pirottini. Scherzo, raga, falso allarme, ho trovato i pirottini quelli di carta. Vediamo questi qua che fanno cagare al cazzo. E facciamo i seri. Belli, tutti bianchi li faccio.
raga, per mettere l'impasto esattamente uguale per tutti uso questo coso che tipo preleva il prodotto, poi cliccando così va a cadere. E ho tutte queste cose perché io da piccolina ero ossessionata a fare dolci, raga, io ogni giorno facevo un dolce nuovo e quindi ho tutte queste cose solamente perché da piccola obbligavo i miei genitori a comprarle. Comunque non l'assaggio sinceramente. Raga, io giuro che è buonissimo, io me lo mangerei così. Poi guardate come rimane in piedi. Raga, è buonissima. Raga, ve lo giuro, sto per piangere. Basta. Ok, inizio a metterli tutti qua. Oh, bello storto. Raga, vi giuro che sto coso è tipo comodissimo. Tipo di brutto. Oh, perché li metto tutti? Raga, io riempio questa e quello che rimane me lo mangio crudo, sinceramente. Anche se rimane metà ciotola io me lo mangio. Ok, raga, questo è il risultato. Adesso li vado a mettere in forno, non so per quanto, adesso ve lo scrivo sullo schermo. E poi bisogna fare la crema di burro, ancora non l'abbiamo finito. Ho appena finito di mangiare tutto il pasto che c'era, infatti il rossetto è andato via tutto. E domani mattina avrò la diarrea di sicuro perché ho mangiato uovo crudo, però era buono. Nel frattempo che aspettiamo che i cupcake si cuociano, facciamo la crema di burro. Mettiamo il burro. Raga, la crema di burro è tipo facilissima ed è buonissima. Cioè tipo burro, non ci credo. I cazzo di capelli nel burro. L'ho lavati oggi. Io non ci credo. I miei cazzo di capelli. Devo lavarmi i capelli. Boh, io vado ad occhio, dovrebbero essere la stessa quantità. Non faccio la stessa quantità della ricetta perché secondo me è troppa. E io ho fatto solo 12 cupcake, non so quanti, per quanto sia sta cosa, quindi. Boh, così. Niente, questi sono i due ingredienti che ti servono. E mescolate finché non vi viene una cremina. Ok, questo è quello che mi è uscito, però devo farne decisamente di più, quindi vado a riscaldare altro burro. Guardate i cupcake. No, vabbè, raga. Sono stupendi! Ah. Ok, raga, questa è la crema di burro. È buonissima, raga. Alla fine ho fatto le stesse quantità che c'era nella ricetta. Sembra tipo gelato. E ho già tirato fuori... Io, i miei capelli hanno più fame di me, non ho capito cos'è. Che schifo. Già c'ho il burro qua. Porca miseria.
Dicevo, ho già tirato fuori i cupcake, è già tutto pronto, però devo aspettare che comunque i cupcake si raffreddino, perché se metto subito adesso la crema di burro sopra si scioglie tutta, perché ovviamente il burro e con il calore del cupcake si scioglie, fa schifo. E quindi niente, aspetterò 10 minuti che si raffreddino e arriviamo alla parte finale, che è la decorazione, e metterò la crema di burro. E ho comprato questi chicchini da metterci sopra, e adesso che ci penso ho anche il cioccolato di prima, che vabbè è bruciato, però se tipo ci faccio delle righe sopra, vabbè, ci faccio delle righe sopra. Allora vi metto la visuale così almeno vedete tutto quello che faccio. Lo vado a spalmare con un cucchiaio, quindi ci metterò un po' di più perché non trovo la mia spatolina. Sinceramente è un po' a caso. Così, regà, voi non avete capito, sta roba è tipo il paradiso, regà, ve lo giuro. Non so neanche che ore siano, mi sa che sono le 3, però sincero ne è valsa la pena. Io domani mi sveglierò che avrò la colazione con i cupcake, cioè stiamo scherzando, appena fatti. Comunque secondo me la crema mi avanzerà un casino, perché ce n'è un fottio. Comunque vi metto in timelapse, perché tanto ora farò la stessa cosa per tutti. Ok raga, ho finito, mi è avanzato un po' di crema, però vabbè. E questi sono i cupcake, adesso li decoriamo con i brillantini. Che cazzo faccio qui? Ho detto brillantini, probabilmente sì. Sono bellissimi. Raga, parliamone. Letteralmente parliamone. No vabbè, io sono una cazzo di pasticcera, facciamo i seri. Ok, finalmente. Madonna, mi sono tutta sporca. Ok, finalmente è arrivato il momento di assaggiare, anche se so già che sono buonissimi perché l'ho fatto io, e poi guardate, cioè raga, giuro che sono perfetti. Pensavo di fare un casino invece, e invece raga, guardate cosa cazzo ho fatto. Ne assaggeremo uno insieme adesso. Cioè raga, ditemi che non avete voglia di mangiarlo, cioè sembra fatto in pasticceria. Cioè raga, io so fare tutto, di cosa stiamo parlando? Comunque se sentite il rumore di morsi è il mio cane che sta mangiando l'osso. Ok. Raga, giuro che non sto esagerando, però giuro raga che è buonissimo, perché il cupcake è morbido e si sente proprio la cioccolata, e la crema è soffice e leggera, raga. Raga, sta roba è buonissima. Giuro domani mi faccio una Joanne e me ne mangio 5 di questi.
Raga, ve lo giuro, non sto facendo finta, sono buonissimi. Raga, vi giuro, provateli, vi lascio, se volete, vi lascio la ricetta, cioè il link della ricetta da qualche parte. Raga, dovete farlo. Fate seri. Comunque, possiamo dire che questo... Siamo seri? Oggi c'è qualcosa che non va. Com'è possibile che i miei capelli sono sporcati 5 volte? Ok che io non l'ho legati, però figa. Vabbè, comunque, dicevo, possiamo dire che questo video è stato un successo perché ho fatto tutto questo da sola, senza intoppi, a parte, vabbè, qualcuno, però sinceramente ho spaccato. Cioè, vorrei darvi un cupcake a testa per farvelo sentire perché, raga, è tipo il paradiso. Quindi niente ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate like, lasciate like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, scrivete nei commenti altre idee per altri video, se provate questa ricetta fatemelo sapere. Ragazzi, se non vi viene bene vuol dire che avete qualcosa che non funziona, perché sta roba è troppo buona. E niente, quindi ci vediamo al prossimo video, bye bitches!